Non ci provavo manco per un attimo a fare battuta sul nome di questo, perché oggi mi sento una cifra filosofica e quindi te farò un ragionamento fino. E il Sor Paolo scopre la prospettiva e ci va in fissa, roba che sa, sognava de notte, si svegliava tutta un botte e buttava giù due schizzi, che la moglie si incazzava e dormi, porco de qua, porco de là, ma lui aspetta che mi è venuta un'idea per un quadro che poi me la scordo. E tanto gli sconfinferava sta prospettiva che l'applicava proprio da manuale, una cifra tecnico, quasi a voler far vedere che la sapeva. Però c'è ancora un gusto tardo gotico per i colori piatti e per particolare, cosicché il risultato è una roba che pare quasi finta, come quelle robe dei computer grafica, tutte in 3D, che matematicamente sono esattissime, ma si capisce che non sono reali. Quindi, mentre in genere a prospettiva sembra volerci dare l'impressione che le cose sono vere, qui è talmente ma talmente ignuda nella sua matematica perfezione che il quadro pare finto. Sti culi dei cavalli e ste lance e ste armature parano una terzia di marmo o un sogno col fermo immagine. Ed eccomi dunque quane con la riflessione filosofica, che cioè tocca chiedersi se la realtà, come la percepimo, è proprio così, o se ci sembra così perché è così che la vediamo noi. E cioè che la cosa in sé non la potremo conoscere mai, come infatti diceva Immanuel Kant, che non è parente di Eva Kant, quella di Diabolik, o almeno credo, e che forse non solo l'arte è finzione, ma pure la scienza in un certo senso, perché è pure quella un modo di interpretare e raccontare reale. Quindi l'immaginazione è un modo umanissimo e imprescindibile di pensare il mondo, e senza di lei non solo l'arte, ma manca la scienza può esistere. Quindi sia la conoscenza della realtà è un'attività della mente alla quale è astratta, e la realtà come la vediamo noi è un'astrazione, voi vedete che infine la realtà è finzione? C'è mar de testa? È solo l'immaginazione tua, e il mar de testa non esiste.